Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca, si cerca di far luce sull'incidente stradale avvenuto ieri a Casalcermelli, dove ha perso la vita l'alessandrino Maurizio Sordo. Coinvolta nello schianto anche una ragazza di Spinetta Marengo, sottoposta ad un intervento chirurgico sia alle braccia che alle gambe. Franco Capone. La lunga curva che immette poi nel territorio di Casalcermelli, in provincia di Alessandria, ed è in questo punto della strada provinciale 185 che ieri, a mezzogiorno, in uno scontro frontale, è morto Maurizio Sordo, 63 anni. Di mestiere era uno specialista dell'intonaco, abitava ad Alessandria in Corso Acqui. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale. Le cause sono ancora tutte da accertare. Sordo era alla guida della sua Fiat Stilo e proprio in questo tratto di strada, in direzione di Alessandria, si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta proveniente dal senso opposto. Al volante della Ford, una ragazza di Spinetta Marengo, AR, di 28 anni. L'impatto è stato violento. Sordo, sbalzato fuori dall'auto, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. La donna, liberata dai vigili del fuoco, dal groviglio di lamiere contorte, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Alessandria. Era cosciente al momento del ricovero, ma in gravi condizioni. Ieri sera è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a tutti e quattro gli arti. Maurizio Sordo era originario di Caltagirone, ma da anni viveva ad Alessandria, dove lavorava come libero professionista. Era un appassionato di musica, amava molto cantare e soprattutto suonare il suo clarinetto, tanto da frequentare il Conservatorio Vivaldi di Alessandria per imparare a suonare meglio il suo strumento musicale. E una lite fra due fratelli è finita con un morto e un carabiniere ferito. Il fatto è accaduto nel bar pizzeria all'Oasi di Castelvecchio a Cellarengo, vicino a Villanova d'Asti. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, due fratelli del paese stavano lottando a terra. Poco prima uno dei due aveva frantumato le vetrate del locale e danneggiato alcune suppellettili. I militari hanno immobilizzato il fratello esagitato, un 35enne pregiudicato, abitante in paese. Ma questi, alla vista di uno degli avventori del bar, Fabrizio Miglino, di 51 anni, ha tentato di scagliarsi contro di lui, trascinando un carabiniere contro la vetrata infranta e procurandogli una ferita al braccio. Pochi minuti dopo, Miglino è caduto a terra per un infarto fulminante e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il carabiniere ferito è stato portato in ospedale ad Asti, mentre l'arrestato deve rispondere di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Lasciamo la cronaca, parliamo della terza prova di maturità stamane per gli oltre 500.000 studenti italiani alle prese con il cosiddetto quizzone. È questo l'ultimo anno che il test a risposta multipla impegnerà i maturandi, perché dal 2019 sparirà. Il fatto che la terza prova di maturità sia multidisciplinare e nozionistica ha portato spesso gli studenti a cercare stratagemmi per evitare l'effetto sorpresa e di fatto è stata dei tre scritti la più copiata. Si torna quindi alla formula delle tre prove in tutto, due scritti più l'orale. Un fine settimana dedicato ai festeggiamenti di San Giovanni Battista e al grande evento di piazza che ha vissuto la città di Casale Monferrato, dove è sbarcata la manifestazione Aperto per Cultura. La grande festa dell'altra sera a Casale Monferrato è stata una festa anche per la città di Alessandria, perché proprio dal capoluogo di provincia alessandrino è stato esportato il format Aperto per Cultura. Un'idea vincente che ha conquistato tutti e attirato migliaia di visitatori che hanno potuto gustare non solo le specialità del Monferrato, ma perdersi a passeggiare fra gli scorci di una città che ha accettato la sfida del rinnovamento e che solo qualche mese fa si è giocata la finale a Roma come città capitale della cultura.
e così in replica la lunga tavolata che aveva fatto bella mostra di sé ad Alessandria è tornata a Casale nelle vesti di tavolone delle meraviglie e tavolo dell'energia, la stessa che ha pervaso l'intera città e che tornerà anche a settembre per la terza edizione nel capoluogo di provincia alessandrino. I tempi stringono e il cuore dell'organizzazione è affidata, come dall'inizio di questa avventura, all'ASCOM, l'Associazione dei Commercianti. La fortunata formula di Aperto per Cultura ha colpito anche fuori provincia e dopo Siracusa l'anno scorso ci sarebbe ora Pavia interessata ad ospitare un evento simile a due passi dal Ticino. Fine settimana di feste e di festeggiamenti anche per San Giovanni Battista, l'unico santo che, come solo per Gesù e la Vergine Maria, nel calendario cristiano viene ricordato nel giorno della sua nascita e non della sua morte, come invece è d'uso per tutti gli altri. A Genova la processione con le reliquie del patrono della città è partita da Piazza Matteotti per arrivare al porto. A Torino la festa di San Giovanni è stata a numero chiuso, limite di 35.000 ingressi per lo show dei droni di ieri sera, che hanno sostituito i fuochi d'artificio e sono stati preceduti il sabato dall'appuntamento con sfilate in costumi d'epoca e dal tradizionale farò, che in piemontese significa falò, in Piazza Castello, davanti a Palazzo Madama. Issata la sagoma di un toro, simbolo del capoluogo sabaudo, il rito ha una valenza di purificazione e di buon auspicio e la buona sorte ha guardato i torinesi, poiché il toro è caduto verso Porta Nuova. Sarà quindi un anno propizio. La Chiesa, come dicevamo ieri, ha solennemente festeggiato San Giovanni Battista, santo patrono di un gran numero di comuni d'Italia, fra cui, come è stato detto, Genova e Torino. A Casalcermelli, in provincia di Alessandria, la festa assume caratteristiche differenti, non soltanto religiose. Qui, il giorno di San Giovanni, i contadini del luogo si riversano nei campi per la semina di un particolare tipo di cavolo, un fatto curioso di cui si è occupato Maurizio Silvestri nei suoi 3 minuti con. Allora ragazzi, 3 minuti con oggi sono particolari. Siamo qua a Casalcermelli e stiamo parlando del cavolo di San Giovanni. Voi direte: ma che cos'è? E ve lo faccio dire subito. È una cosa un po' particolare, è vero? Sì, è una storia antica che è stata riscoperta negli ultimi anni da un gruppo di appassionati di Casalcermelli, perché il paese di Casalcermelli è sempre stato famoso per la coltivazione del cavolo. È una storia veramente antica che risale addirittura al 600, quando i monaci domenicani hanno convinto i nobili del paese a lasciare la terra dopo il taglio del grano alla popolazione a fare il raccolto, e l'unica cosa che potevano coltivare era il cavolo. Così è diventato famosissimo in tutta la zona per il cavolo e specialmente per una varietà di cavolo che si chiama di San Giovanni. Perché di San Giovanni? Perché viene seminato durante il giorno di San Giovanni. E infatti qui abbiamo, scusa, ma qui abbiamo, come ti chiami? Allora Pietro, qui abbiamo Pietro di ben, possiamo dirlo, 81 anni, che col cavolo non fa più niente, no? Lui oggi è qua proprio a seminare il cavolo, eh? Sì, sì. E la particolarità di questo cavolo? La particolarità che è molto tenero, foglie sottile, è buonissimo, è precoce. Però mi hai detto che si spacca, diciamo. Ecco, è il difetto che si, arrivando quando è finito, che è fatto, se dovesse piovere si spacca, perché è talmente tenero che si spacca. Qui abbiamo il vice sindaco. Abbiamo dato la denominazione comunale, la Deco, a questo prodotto perché pesca nelle tradizioni di Casalcermelli, lo fanno risalire addirittura, ho letto, al 1500-1600, coltivato dai frati. Come si fa a non essere orgogliosi di una cosa di questo genere? Insomma, io spero che viva 100 anni questo uomo. Allora, con voi ci vediamo ai prossimi 3 minuti, mi raccomando, ricordatevi il cavolo di San Giovanni qui a Casalcermelli, eccolo qua, vedete la bustina con la semina, ce l'ho. Ci vediamo alle prossime. E grazie alla generosità del segretario provinciale dello SNALS Scuola, il professor Santobello, la Croce Rossa di Alessandria ha un'altra ambulanza. L'inaugurazione del mezzo è avvenuta davanti alla sede di Corso La Marmora, alla presenza di diverse autorità, fra cui il presidente del Comitato di Alessandria della Croce Rossa, Marco Bologna. Santobello ha voluto ricordare così la moglie, Franca Ricci, anche lei insegnante, recentemente scomparsa.
Lo scorso 9 giugno il professore si era reso protagonista di un altro gesto di solidarietà, donando una seggiola attrezzata per il trasporto dei malati alla sede della Croce Rossa di Vignale. Ecco il momento dell'inaugurazione. Ed ora parliamo di povertà educativa, di adolescenza. È stato approfondito questo argomento nel corso di uno dei tanti convegni organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per far crescere il territorio. De De Vinci. Presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nella sala conferenze Palatium Vetus, in Piazza della Libertà, si è tenuta la seconda giornata informativa a favore dei finanziamenti per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Il presidente della Fondazione CRAL, Pierangelo Taverna, ha dichiarato: questo è un appuntamento per approfondire la conoscenza riguardo ai fondi e alle misure a sostegno di interventi sperimentali finanziati a promuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori e giovani. Ma cosa è successo nella mattinata dedicata a questo argomento? Ce lo racconta Umberto Fava, direttore dell'Agenzia Sviluppo La Moro. Proseguiamo nel solco delle iniziative realizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con l'Agenzia di Sviluppo Langhe Monferrato Roero e l'Associazione Cultura e Sviluppo per dare degli strumenti agli operatori territoriali in vari ambiti. Oggi è il turno dell'infanzia e della povertà educativa, che è un tema sicuramente di interesse, un tema sociale, ma è un tema con cui bisogna confrontarci, che fa riferimento intanto alla povertà e agli effetti collaterali che purtroppo porta la povertà. In tema di politiche giovanili la Regione Piemonte fa molte cose, ad esempio eroga contributi a favore degli spazi dei centri di aggregazione proprio per cercare di dare l'opportunità ai giovani di aggregarsi e creare una comunità locale, cercando di essere cittadini attivi attraverso la partecipazione a questi centri di aggregazione che possono effettivamente fare molte attività per i giovani. Noi trattiamo i giovani in media dai 15 ai 30, ai 29 anni, prima del disegno di legge fino ai 35. Il Comune di Alessandria si è fatto capofila di un ampio partenariato che comprende non solo il territorio di Alessandria ma anche il Comune di Tortona, di Novi, di Ovada, i consorzi, l'università, l'ASL, le scuole, il non profit, eccetera, insomma un partenariato importante proprio per lavorare insieme a una programmazione che consenta di costruire territori di competenze educative ampie. Il Comune di Alessandria da tantissimi anni lavora sui servizi tradizionali per l'infanzia ma anche sui servizi complementari, quindi i centri giochi, le biblioteche, i centri estivi, eccetera, e questo rapporto, diciamo, territorio ampio con comuni capozona e con magari anche piccole realtà vuole proprio implementare questa programmazione e vuole proprio cercare di portare buone prassi perché tutti i territori, soprattutto le periferie, abbiano possibilità diciamo così, di sviluppo educativo soprattutto per i bambini più svantaggiati, quelli che insomma possono avere più problemi. Ci occupiamo ora di agricoltura, di un prodotto di eccellenza, le nocciole piemontesi minacciate dalla cosiddetta cimice asiatica. Sentiamo. Le nocciole in Piemonte sono una delle colture tra le più importanti degli ultimi anni. Gli imprenditori che investono in questo settore sono sempre più numerosi e il prodotto che deriva è di grande pregio e molto richiesto anche dall'industria. Nonostante la grande attenzione da parte delle aziende, c'è però una minaccia che arriva dall'Oriente, è la cosiddetta cimice asiatica. Bah, in questi ultimi anni effettivamente questo insetto ha causato moltissimi danni, soprattutto nel sud del Piemonte, ma anche in provincia di Alessandria molte partite di nocciole sono state colpite dal cosiddetto cimiciato dovuto alle punture di questo insetto che ne deprezzano il frutto e abbassano il valore delle partite. Per quanto riguarda la lotta, per il momento è solo una lotta chimica. Dobbiamo intervenire con degli insetticidi. In noccioleto tradizionalmente si utilizzavano pochi insetticidi, però dobbiamo fare buon viso a
cattivo gioco. Per limitare l'uso delle molecole chimiche stiamo mettendo in piedi una rete di monitoraggio con trappole e di frappage fatti ai noccioleti. Ecco, questo è il risultato di un frappage. I frappage vengono fatti in tutte le aziende corilicole, o meglio, in tutta la zona in cui ci sono aziende corilicole nel Alessandrino. Vedete che il risultato sono nocciole, pezzi di ramo e insetti. Quello che andiamo a cercare noi sono le cimici, che sono appunto gli insetti che danno particolare problemi alle nocciole. In questo caso mi sembra di non vedere alcune cimici, per cui il risultato di questo frappage è negativo. Due squadre, 260 atleti per una partita di basket lunga 24 ore. Sport e solidarietà si sono ancora una volta unite presso l'area sportiva Garavelli di Alessandria. Ce ne parlerà fra poco Fabrizio Mattana, poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.